Siamo tornati dallo Stadio Italia di Massafra per il secondo tempo dell'incontro di eccellenza pugliese tra Massafra e Ustuni. Un incontro valevole per la quinta giornata del campionato di eccellenza. Massafra che è in svantaggio di un solo gol, 1-0 per gli ospiti, dopo il gol messo a segno da Turitto al decimo minuto del primo tempo. Un gol venuto da azione sulla fascia a destra dell'Ostuni. Con troppa facilità gli avanti ostunesi si sono intrufolati nell'area. Massafra che ha reagito, aveva iniziato molto bene nei primi minuti la partita. Attenzione però all'Ostuni in area ancora con Notari Stefano, anzi no, è Turitto l'autore del gol, la palla dentro, libera bene e c'è il fallo poi ai danni di Maraciulo. Calcio di punizione già battuto dal Massafra con Friuli. Interviene di testa Camassa per Gigante. Gigante, ottimo. La combinazione dell'Ostuni. Attenzione ai rischi là. Montecasino. Per Turitto, niente da fare per l'Ostuni, riparte il Massafra con Turi, ancora Turi, non riesce a superare il suo marcatore che è Zizzi in questo caso, rimessa laterale per il Massafra, ancora con Turi ma Solidoro, praticamente sparacchia il pallone alto, un fallo laterale, Massafra che prova con riformato e ora De Gennaro scarpitta il lancio verso Maraciulo che deve andare al cross, converge al centro, cross di sinistro, palla piuttosto debole e alta, gioco facile per gli ostunesi, andare al rilancio, imbeccare poi Volpicelli che se ne va sull'out di sinistra. Attenzione a Volpicelli, salta un uomo, tiro pericoloso con Liocco che sembrava in leggero ritardo, pallone che sfila a fondo campo ed è addirittura la deviazione ravvisata dall'arbitro con Liocco che ha sfiorato il pallone e quindi al terzo minuto c'è questa azione pericolosa dell'Ostuni, classica azione di contropiede. Calcio d'angolo, l'occasione di Volpicelli, Montecasino dalla bandierina con il suo solito destro, pallavola arcuata, attenzione a sinistro, Sbilenco, pallone ampiamente fuori di Ciaramitaro, nessun problema questa volta per Liocco. È rimessa con i piedi dell'estremo difensore giallorosso. Pallone che ricade nel cerchio di centrocampo. Preda solo per un attimo degli ostunesi. Riparte invece il Massafra con riformato. Stefanelli per Scarpitta. Turi, pallone troppo alto ancora. Bisogna giocare il pallone a terra con Turi e in grosso in campo, queste giocate con pallone alto non vanno bene. Mentre, come avevamo preannunciato sul finire del primo tempo, l'Ostuni sta per effettuare il primo cambio con Mister Bruni che ha preparato Truppi, il difensore con il numero 13, pronto a subentrare. Calcio di punizione per l'Ostuni mentre c'è Gigante a terra, dolorante.
si rialza Gigante. Dunque sta per... Mentre il pubblico si lamenta di questa perdita di tempo, quando siamo giunti al sesto minuto del secondo tempo, ancora perdite di tempo da parte del signor Roca di Foggia. È uscito il numero 11, Notari Stefano, proprio il giocatore proveniente da Massafra, e gioca nell'Ossuni, ed è entrato col numero 13, Truppi. Riformato il lancio, attenzione per Volpicelli, dentro Volpicelli, pallone al lato, occasionissima questa per l'Ossuni, ancora Volpicelli. Rimessa con i piedi di Liocco. Ancora il Massafra con ingrosso, viene però affrontato con successo da Montecasino. Riparte l'Ossuni molto bene con questa azione. Turitto, Volpicelli, se ne va Turitto, fallo ai suoi danni da parte di Marasciulo, e anzi è Friuli che deve rimediare il cartellino giallo col numero 6, Grazioso, è stato ammonito. Ancora problemi per retroguardia massafrese, che quando si trova a tu per tu, uno contro uno con gli avanti ossunesi, viene puntualmente saltata. Ammonito dunque il numero 6 del Massafra, difensore centrale. Calcio di punizione per l'Ossuni. Montecasino, pallone troppo sul portiere, facile Liocco che va al rilancio al di fuori dell'area piccola, lungo con i piedi, calcio, rimessa laterale in zona d'attacco per il Massafra dopo questo intervento sbilenco di Balzano. Marasciulo per ingrosso, il fallo ai danni di Ciaramitaro. È stato ingrosso a commettere fallo a giudizio dell'arbitro. Calcio di punizione con lo stesso Ciaramitaro che va alla... Attenzione, ancora una disattenzione, fortuna che Truppi manca l'aggancio, ma è ancora l'Ossuni pericoloso in aria. De Gennaro libera solo per un attimo, sempre gli Ossuni, gioco pericoloso però di Volpicelli. De Gennaro, ripartono i giallorossi, Riformato non sa chi dare il pallone, Riformato. Turi interviene, gli viene sporcato il pallone, la rimessa è del l'Ossuni. Ci ha pensato parecchio il guardaline prima di prendere questa decisione. E poi rimessa per l'Ossuni, riconquista però subito il possesso di palla il Massafra con Turi. Niente da fare, non si passa da quella parte. Ancora Riformato due volte con la rimessa laterale. De Gennaro, il pallone dentro, buono, interviene però bene Solidoro. E poi solito Volpicelli, prova a fare la sponda per Turitto. Riparte il Massafra con Friuli, il lancio per ingrosso, la palla d'ingrosso, conclusione di controbalzo
doveva controllare invece che tirare. Pallone alto, occasione per il Massafra, ma poteva andare decisamente meglio su questo pallone in grosso, controllarlo e magari crossare verso Radicchio. Occasione sprecata quando siamo giunti all'undicesimo minuto questo secondo tempo. Massafra che deve ancora inseguire. Interviene Montecasino per Turitto. Avanza Turitto, se ne va, palla dentro, la conclusione però sbilenca e ciabattata, ma era tutto fermo perché il guardalinea aveva ravvisato il fuorigioco. Era stato proprio Truppi, il nuovo entrato, che agisce dalla sinistra in pratica. In grosso, controlla bene per Marasciulo, poi Friuli e il lancio verso Stefanelli. Fallaccio ai danni di Stefanelli, c'è l'ammonizione netta per Zizzi, che ha colpito il numero 11, che sta giocando un'onesta partita, Stefanelli. Calcio di punizione per il Massafra con Scarpitta in area. Già ci sono i saltatori del Massafra, schierata la difesa dell'Ostuni, ma è De Gennaro che manovra. Marasciulo, pallone dentro per Scarpitta, Radicchio anzi è fuori, ma c'è ancora il gioco fermo perché sempre Radicchio è stato pescato in azione di fuorigioco. Massafra che comincia a essere pericoloso, ma fino adesso nessun tiro in porta, nessun intervento praticamente di Musacco, che ha rilanciato. Turi per Stefanelli, insegue il pallone, pallone che viene spedito senza problemi in fallo laterale. Due palloni in campo, attenzione. Grazioso per Scarpitta. De Gennaro ancora Grazioso per Scarpitta. Largo verso Stefanelli. Riformato Stefanelli. Il cross piuttosto debole. Attenzione a Scarpitta che interviene di testa. La finta doppia. Deve ricominciare dalle retrovie. Ancora un lancio per Radicchio, ma interviene Stefanelli. C'è il fuorigioco tra l'altro dell'attaccante massafrese. Calcio di punizione. Questi lanci lunghi ancora una volta non sortiscono nessun effetto positivo per gli attaccanti massafresi. Molto meglio il gioco con palla a terra, anche se fino adesso non abbiamo visto nessuna conclusione. Tredicesimo minuto del primo tempo, del secondo tempo, ancora 0-1 Massafra Ostuni. Massafra che non può permettersi di uscire da questo incontro casalingo a mani vuote. Ancora un lancio lungo sbagliato, attenzione a Volpicelli. Grazioso per Liocco, pericoloso questo rilancio con i piedi. Interviene Lostuni, sbaglia però il tocco e prova il Massafra. Stefanelli, il controllo però approssimativo, troppo lungo. E va al rilancio Musacco, perdendo un po' di tempo. Pallone alto verso Volpicelli che commette fallo. Gioco molto spezzettato, partita piuttosto noiosa in questo secondo tempo fin qui. Poche le azioni degne di nota. Ed è Lostuni che si è fatto notare fino adesso con la doppia occasione per Volpicelli. Clamorosissima la seconda. Riformato per De Gennaro. Scarpitta
Riformato, ancora pallone a terra. Non si riesce ad allargare il gioco come si dovrebbe il Massafra. Ancora Lussuni che in pratica lascia il solo Volpicelli in attacco e si difende in 9, in 10, tutti dietro la linea del pallone. È ancora riformato col sinistro per Ingrosso. Scarpitta, il cross di Stefanelli per Ingrosso. Se ne va Ingrosso bene, però viene affrontato con successo dalla retroguardia ossunese che gli mette pallone in fallo laterale. La rimessa subito, il cross di Scarpitta, pericoloso. Buona trama questa del Massafra. Attenzione a Turi, fallo. Calcio di punizione per il Massafra. Calcio di punizione per il Massafra da posizione molto invitante, con sul pallone Scarpitta, praticamente a pochissimi metri dall'area di rigore. Questa è un'occasione d'oro per i giallorossi, con Turi e Scarpitta sul pallone. La distanza viene reclamata da Turi, che mette il pallone più indietro e la barriera comincia ad avanzare. Solito gioco, prova Turi, calcio di punizione, fuori, incredibile la punizione di Turia, praticamente fa la barba al palo. Occasione questa per la squadra giallorossa al 16° minuto di questo secondo tempo. Occasione davvero ghiotta, Turi con un bellissimo calcio di punizione, ma il Massafra insiste. Palla, rimessa laterale di Scarpitta per De Gennaro, già effettuata. Sempre il numero 8, lo scambio con Grazioso. De Gennaro difende il pallone, ottima apertura per Riformato che deve andare al cross scendendo, la finta, il cross rimpallato, ancora Riformato, si alza il pallone. Radicchio viene fermato, Stefanelli era tentato di tirare al volo, fa bene a ricominciare. Scarpitta per Marasciulo, Massafra che adesso vuole stringere i tempi e si riversa bene nella metà campo avversaria. Il cross, il colpo di testa piuttosto debole di Stefanelli, e giallorossi che adesso ci credono dopo l'occasionissimo di Turi, mentre sta per effettuare il primo cambio la squadra giallorossa. Pronto pronto il numero 15, Beltrame. Mentre esce Friuli, Massafra che gioca il tutto per tutto. E dunque entra il numero 15, l'attaccante massafrese. Massafra che praticamente giocherà adesso con due attaccanti puri, due ali, con un 4-2-4. Se ne va molto bene De Gennaro per Turi sul filo del fallo laterale. Ottima giocata per De Gennaro in area, per Turi, siamo in area, Turi prova tra quattro, grandissima parata di Musacco, sempre su Turi, e poi Beltrame, e poi ancora Scarpitta, il cross, niente da fare, grande occasione ancora,
ed è Turi che è andato vicinissimo al gol. Grandissimo intervento di Musacco che va a togliere il pallone dall'angolino, ma Safra che ci crede ed è ormai sta per diventare un assedio. Ventesimo minuto, giallorossi all'arrimbaggio. De Gennaro per Stefanelli. Il cross, Radicchio! Ancora la deviazione della retroguardia dello Ostuni, e dunque calcio d'angolo per il Massafra. Turi, il calcio d'angolo pericoloso, fu incredibile. Di fuori ancora di un soffio sulla traversa dopo un'uscita a vuoto di Musacco. E sono tre ormai le occasioni in pochi minuti per il Massafra, mentre c'è l'ammonizione ai danni di Musacco per perdita di tempo. Ventunesimo minuto, Massafra 0 Ostuni 1. Fallo ai danni di Riformato. Calcio di punizione per il Massafra. Scivola Marasciulo, ma l'Ostuni praticamente non riparte più. Scarpitta, la palla dentro. Turi ancora per Stefanelli, la deviazione, calcio d'angolo per il Massafra. Va in grosso, la sua posizione è basso, interviene molto bene a rinviare la difesa dell'Ostuni e c'è la rimessa da fondo campo per il rimpallo che è stato favorevole alla squadra ospite. Situazione che non si sblocca dal decimo minuto del primo tempo, quando l'Ostuni è passato in vantaggio. Sempre Massafra a rincorrere, mentre c'è un battibecco tra l'arbitro Ruca e l'allenatore del Massafra Murianni. Ancora perdita di tempo. Calcio di rimessa laterale per il Massafra. Anzi, calcio di punizione proprio per il fuorigioco ravvisato dal guardialine. Massafra che si riversa ora nella metà campo dell'Ostuni, praticamente sono 5 quasi sulla stessa linea che vanno ad attaccare. Attenzione al contropiede però dell'Ostuni con Volpicelli. Volpicelli se ne va, è tutto solo Gigante, fortunatamente non lo vede. Buon per il Massafra. Riformato,
che praticamente ora fa il centrale di difesa insieme a Grazioso. Scarpitta per riformato ancora, andrà al lancio, no, rinuncia al lancio per De Gennaro, in grosso, la palla dentro, fuori gioco però, fuori gioco di Marasciulo. Calcio di punizione per Rostuni, minuti che passano, quasi 25esimo del secondo tempo, sempre 1-0 per gli ostunesi in una partita in cui gli ospiti, dobbiamo dire, non hanno fatto granché per meritare questo vantaggio. Al di là di queste due occasioni avute sull'inizio del secondo tempo, per il resto Rostuni non ha fatto granché. Ma attenzione all'Ostuni, pericolosissimo, gigante in aria, il cross Balzano, il cross di Balzano, pallone in rimessa, è stato Turitto che ha portato scompiglio, il cross praticamente è stato lisciato quasi da tutti i giocatori in area. Si lotta sulla fascia destra, alla meglio De Gennaro che esce, palla al piede, non sa chi dare il pallone, lo dà a Turi che deve mettere il pallone in fallo laterale per uno scontro di gioco. Con Zizzi, mentre ci sono crampi per Gigante, proteste addirittura dalla panchina già dai giocatori che si stanno scaldando a bordo campo. Ed è Gigante che è accompagnato a bordo campo, si perde ancora molto tempo. Rimessa per l'Ostuni che cederà il pallone ai Massafresi. Ostuni per il momento in 9 uomini, in 10 uomini, perché Gigante è a bordo campo, il numero 7, e adesso rientra ma è vistosamente claudicante. Turi insegue il pallone, finta il cross, zona pericolosa quella, ma va bene per Stefanelli, il cross pericoloso, rimedia per l'Ostuni Solidoro, rimessa laterale comunque per i giallorossi in zona d'attacco. Quando ci avviciniamo alla mezz'ora di questo secondo tempo, sempre 1-0 per l'Ostuni. Turi se ne va sul filo del fallo laterale, anticipato in grosso, ed è Radicchio che cede per Scarpitta, il gioco a due, ottimo, sempre Radicchio, prova la conclusione, contrata, riparte l'Ostuni, lo fa bene con questa combinazione Montecasino Volpicelli, interviene molto bene però Scarpitta, fallo, anzi è fuori gioco, ennesimo offside fischiato ai danni del Massafra. Sbagliato però il calcio di punizione, giallorossi, fallo di mano, fallo di mano, c'è l'ammonizione ai danni di Ciaramitaro, ammonito dunque il numero 3 dell'Ostuni per un evidente plateale fallo di mano. Massafra che si riversa ora nell'area per questo calcio di punizione che sarà battuto da Scarpitta. Tutti in area, calcio di punizione piuttosto lento
prova Riformato a intervenire, libera per un attimo Lostuni, ancora Massafra con Riformato, non riesce a crossare il pallone anche perché contrato regolarmente. Pallone per il estremo difensore ostunese Musacco che rilancia. Batti e ribatti di testa, poi ancora Zizzi verso Gigante che riesce ad evitare il fallo laterale. E i giallorossi riconquistano possesso di palla con Riformato per Turi. Turi è più rapido di Zizzi, il cross troppo sul portiere. Buona questa iniziativa, l'ennesima di Turi che è praticamente colui che ha acceso la luce per giallorossi e sta creando diversi problemi alla retroguardia dell'Ostuni. Mentre a bordo campo si prepara Krupi, ennesimo attaccante pronto per il Massafra, non riesce, anzi riesce molto bene ad evitare fallo di fondo Turi, ma poi si impegna la difesa ostunese e va a rinviare Massafra, che però è costantemente in opzione in proiezione offensiva. Ancora un cambio e fuori ancora un difensore Riformato, dentro Krupi. Ed è Ingrosso che va a fare il terzino destro con Marasciuro. Attenzione a proprio Krupi per il proprio il nuovo entrato, pallone fuori, incredibile, anche altra azione questa per i giallorossi che potevano ancora occasione con Krupi che ha sparato alto da ottima posizione. Pallone a campanile per Stefanelli. Rimessa laterale per il Massafra, mentre adesso c'è il cambio per Lostuni. Il secondo cambio, sta per entrare Miccoli col numero 15. Mentre esce proprio l'autore del gol, Turitto. Molta calma questo cambio per Lostuni che sta per prendere questi tre punti dopo che il Massafra in questo secondo tempo ha avuto diverse occasioni per pareggiare. Rimessa laterale adesso battuta con Ingrosso per Radicchio, pallone dentro, rinvia per un attimo Solidoro e poi ancora Ingrosso, fallo ai danni di Montecasino. 31esimo minuto del secondo tempo, Massafra 0 Ostuni 1. Calcio di punizione per l'Ostuni che ancora cerca di far trascorrere secondi preziosi. E ora Truppi che se ne va sull'out di sinistra. Rimessa laterale per il Massafra perché lo stesso Truppi si è trascinato il pallone in, fuori in fallo laterale. Ancora gioco fermo, ma davvero si perde troppo tempo. Si è giocato molto poco in questi ultimi 10 minuti. Fallo ai danni di Grazioso, calcio di punizione per il Massafra. Lo stesso numero 6 per Ingrosso.
che praticamente adesso fa il terzino dall'ala destra. Marasciulo si è spostato qui a sinistra. La finta di Turi per far proseguire Krupi, pallone però che esce. Rimessa laterale per la squadra ospite. Ancora rimessa laterale per Zizzi, ma si perde davvero troppo tempo. E l'arbitro dovrebbe concedere diverso recupero, diversi minuti di recupero. Si trascina molto stancamente questo secondo tempo, questo finale di secondo tempo. Con Krupi adesso la palla dentro, però troppo lunga, deve allargare il gioco Krupi per allargare le maglie della retroguardia Massafrise. È andato al rilancio Musacco, pallone che rigate nella zona mediana del campo. Interviene con una scivolata lo Stuni, sbaglia però De Gennaro il tocco. Ed è ancora lo Stuni che però rilancia male. Davvero Stuni in affanno, non riesce più a imbastire un'azione anche di alleggerimento. Mentre i giallorossi continuano a premere, anche se devono impegnarsi, perché davvero lo Stuni è rintanato in tutta la propria metà campo, se non nella propria tre quarti. Mentre c'è il calcio d'angolo ora per il Massafra, occasione per i giallorossi da queste azioni di calcio da fermo. Giallorossi potrebbero giungere al pareggio. Turi sbaglia l'uscita, ancora Musacco, ed è ogni calcio d'angolo, c'è un ogni calcio d'angolo un pericolo praticamente per lo Stuni, quindi bisogna crederci. Stefanelli per Grazioso, bene il Massafra, De Gennaro per Scarpitta. Al centro c'è Ingrosso, ma opta per De Gennaro che adesso è marcato e quindi retrocede. Ingrosso sempre sull'out di destra, devono girare però il pallone. Devono girare i ragazzi del Massafra questo pallone. Prova Krupi, interviene di testa e c'è il fallo ai danni di c'è il rosso ai danni di Krupi per una gomitata probabilmente. Quindi cartellino rosso probabilmente per uno degli attaccanti massafresi, forse Beltrame. È stato Solidoro a ricevere questo colpo. Ammonito anche Turi per proteste. Questo finale non ci voleva per il Massafra. Giallorossi così perdono un attaccante. Eh sì, è il numero 15 Beltrame che viene espulso per una gomitata, per un colpo proibito ai danni di Solidoro. Ancora un espulso per i giallorossi. Calcio di punizione per lo Stuni. La rimessa, il calcio di punizione è già battuto da Musacco. Massafra ora in 10, situazione davvero disperata per i giallorossi che però continuano a premere e continuano a crederci.
anche in inferiorità numerica. De Gennaro, il fallo ai suoi danni. Ingrosso, il cross rimpallato, Scarpitta sul pallone per Grazioso, ancora il Massafra con Stefanelli, pallone che viene girato da quest'altra parte per De Gennaro. Turi se ne va, poi Crupi, il cross molto bene rimpallato, pallone che è uscito, calcio d'angolo per i giallorossi, altra azione da calcio da fermo che potrebbe essere pericolosa. Gioco a due per Massafra, Turi la finta, se ne va, il cross, l'azione è incredibile, ancora un'azione bellissima del Massafra ed è Radicchio che alza il pallone di testa praticamente a tu per tu con Musacco. Quando siamo giunti al 40esimo, praticamente 5 minuti alla fine, Massafra ancora vicinissimo al pareggio con Radicchio che ha deviato di testa una sforbiciata in area. Massafra che adesso ampiamente meriterebbe il pareggio, anche perché Rossuni praticamente ha smesso di giocare. Non c'è fallo ai danni del nuovo entrato Miccoli a giudizio dell'arbitro. Crupi prova a saltare di testa ma viene contrastato molto bene ancora dalla difesa dello Stuni che adesso respira e rilancia Musacco con i piedi. Il colpo di testa di Stefanelli, ancora di testa Montecasino. Marasciulo fa carambolare il pallone in fallo laterale per la rimessa dello stesso terzino giallorosso. Turi, fallo ai danni del numero 10 Massafrese. Altra occasione per i giallorossi, punizione dalla tre quarti. Ed è il numero 18, il nuovo entrato Crupi, che proverà addirittura la conclusione diretta in porta. Velleitaria, molto velleitaria. Una sbaglia la scelta questa volta nettamente. Questi sono errori davvero da dilettante. Il pallone doveva essere scodellato al centro. De Gennaro salta il contrasto, però il gioco pericoloso di Miccoli. Il calcio di punizione per il Massafra. Quando siamo giunti ormai al 42esimo minuto di questo secondo tempo, mancano 3 minuti più recupero alla fine dell'incontro e Massafra che ancora non riesce a concludere verso la porta di Musacco. Diverse comunque le occasioni per i giallorossi in questa seconda frazione di gioco. La squadra di casa meriterebbe sicuramente il pareggio per quanto visto in campo. Crupi per Marasciulo, di prima ora il Massafra. Scarpitta per Ingrosso, in posizione di ala destra, il cross piuttosto debole. Svetta però ancora il Massafra con Crupi, pallone alto con Musacco. Con Musacco che
controllava comunque il pallone. E dunque sta per scoccare il 90° con l'arbitro che ha dato 5 minuti di recupero. Liocco, il rilancio molto lungo, salta bene De Gennaro, ma è l'Ostuni che controlla il pallone e poi lancia per Volpicelli, fuori gioco dell'attaccante dell'Ostuni, autore dell'assist, è l'unico gol fin qui segnato ed è stato segnato dall'Ostuni purtroppo per il Massafra. Stefanelli, la palla dentro per Crupi, anticipato il rilancio per Volpicelli, e ora Scarpitta, pallone buono per Volpicelli, vediamo se ce la fa, non ce la fa recuperare il pallone e impedire che lo stesso termini nel fallo laterale. Rivessa già battuta in grosso per Grazioso e adesso Marasciulo, fallo ai danni di Turi, ancora il calcio di punizione per il Massafra. Turi richiama tutti in area, pallone scodellato al centro quando siamo giunti al primo minuto di recupero, 90° già scaduto. Pallone dentro, Crupi e il gol, c'è il pareggio del Massafra al 91°. Ha segnato probabilmente Grazioso. Il centrale Grazioso. E dunque il Massafra giunge al pareggio meritatamente. Mentre il Massafra ci crede addirittura nella vittoria e Massafra con Scarpitta per De Gennaro, il cross, Crupi anticipato, Turi, posizione regolare, Turi deve entrare in area, doveva crossare, calcio d'angolo per il Massafra che può ancora spingere. Battuto il calcio d'angolo corto, Turi il cross basso, incredibile, ancora un liscio della difesa. E attenzione adesso all'Ostuni, ma c'è il fuorigioco giusto dell'Ostuni. L'arbitro aveva fischiato il fuorigioco, ma incredibilmente, mentre c'è l'ammonizione ai danni di
gigante, finale davvero confuso e palpitante. Fallo ai danni di Turi che mentre Turi si va a medicare fuori dal campo. Krupi, attenzione, non si devono riscaldare le anime, c'è il fischio finale, 5 minuti di recupero fischiati e dunque 1-1 qui allo Stadio Italia di Massafra, finale rocambolesco con il Massafra che ha pareggiato al 92esimo e al 94esimo ha avuto l'occasione per andare in vantaggio, mentre finale davvero confuso con animi riscaldati. E allora è tutto dallo Stadio Italia di Massafra a Safra Ostuni 1-1. Un saluto da Angelo Nasuto, a risentirci alla prossima.